Per smontare il pannello andiamo innanzitutto a estrarre questo sportellino, appunto questo pannellino qui. Andiamo poi a svitare queste due punta Torx con un cacciavite, appunto con la punta Torx sarebbe questa a stella, una chiave esagonale con le punte. Ho dovuto usare un clicchetto perché con il cacciavite non ce la facevo svitare queste due viti, erano strette per bene. Adesso andiamo ad estrarre anche la seconda vite. Queste sono le due viti estratte. Andiamo a smontare questo pezzo di plastica nero, sfilandolo verso sopra e viene via. Ci sono appunto questi gancetti che lo tengono in sede, basta sfilare diciamo verso l'alto e si sfila il pezzo di plastica nero. Adesso andiamo a smontare il pannello. Dobbiamo armarci sicuramente di un cacciavite enorme, un cacciavite a punta piatta molto grosso. Questi graffi non li ho fatti io, c'erano già. Da infilare qui, iniziare a fare leva. Il cacciavite dovete metterlo il più possibile perché la leva deve essere più vantaggiosa possibile. Ci sono questi gancetti da sganciare su tutto lo sportello, sono parecchi e non è un lavoro per niente facile. Sono distribuiti lungo tutto il perimetro, pensavo peggio. Allora c'è una clip qui, una qui sopra che si estrae tirando da qui, poi ce ne sono tre qua. Insomma, adesso che smonto lo andiamo a vedere meglio, però ho dovuto infilare principalmente un cacciavite qua, un cacciavite qua, un cacciavite sotto, poi avevo tolto già queste qua infilando tre cacciaviti qua in serie. Ho dovuto togliere questa che ho rotto, che si è rotta, insomma. E poi alla fine, quando credevo fossero finite le clip, quasi finite, ho preso da qui e ho tirato con forza il pannello, che per fortuna erano rimaste una o due clip ed è venuto via. Andiamo a smontare. Andiamo a scollegare il cavetto dell'alimentazione della luce. Cortesia, basta semplicemente estrarlo, questo connettore, di regola tirando sopra verso l'alto dovrebbe venire via, è venuto via infatti. Devo scollegare anche il connettore. Connettore degli interruttori per i finestrini. Ma c'è anche questo che è per aprire lo sportello. Andiamo a scollegare invece il filo della maniglia. Per farlo basterà tirare il filo nero verso dietro, portarlo verso su e poi sganciare questo gancetto. Se sono rimasti dei clip attaccati, questo rotatorio lo si è rotto, dobbiamo toglierli e far rimanere il buco. Quindi andiamo appunto a un cacciavite fare leva tutto intorno per toglierli. Andiamo adesso a riposizionare il nostro pannello. Collegando per prima cosa il cavo dei finestrini. Successivamente la maniglia.
prendere ritroso ovviamente ciò che abbiamo fatto all'andata usando un termine calcistico. Inseriamo la sicura. Possiamo vedere se i connettori, i clip, i tutori vanno più o meno nelle loro sedi. Non dovrei aver dimenticato niente. Andiamo a rimettere le viti qui questo che avevo tolto giusto per vedere dove era il clip, però non era necessario toglierlo, e questo infilandolo dall'alto sul basso. Lo infiliamo prima sotto la guarnizione a destra e poi facciamo pressione e andiamo giù. Facciamo entrare anche la guarnizione del finestrino. Infine mettiamo lo sportellino sulla maniglia.